Di nuovo nei vissuti di Mattina 9, adesso parliamo di cultura e di letteratura in particolar modo, una letteratura che però ha a che fare anche con la psicologia, perché stiamo per presentare un libro, il cui titolo lo vado subito a leggere, che è Corpi senza storia, di Giuseppe Petrarca, che è qui al mio fianco. Buongiorno. E che saluto, buongiorno. Ciao Claudio, buongiorno. Tutto bene? Tutto bene, sì, un po' di emozione, tutto bene. È normale. Giuseppe, questo è un romanzo, sì, è vero, però tra le righe, io l'ho un po' sfogliato, c'è un po' una particolarità, che è quello del racconto di una psicologia che a volte noi non vogliamo accettare di noi stessi. Sì, in effetti faccio una breve parentesi, ringrazio soprattutto perché ritorno volentieri con molta felicità negli studi di Canale 9, perché presentai Inchiostro Rosso qualche anno fa. E da Inchiostro Rosso, che era questo medical thriller sulle lobby farmaceutiche, adesso l'obiettivo era quello invece di parlare degli OPG, ma non farne anche in questo caso una denuncia. Intanto parli di medical thriller, sì. Se ci vuoi anche un po' spiegare. Sì, è una formula particolare. Il thriller mi piace da sempre perché io sono un accanito divoratore di thriller, ma anche di scienza medica. Ho messo insieme queste due cose ed ho creato un thriller un po' sui generis. A me serve solo la scenografia del thriller, ma al di là delle dinamiche del thriller io voglio dire altre cose. In realtà possiamo dire che è un po', sì, una discesa verso l'animo del personaggio in questione. È un po' raccontare una psiche controversa attraverso un romanzo. Assolutamente sì, questa storia è un po' particolare, soprattutto perché ha un doppio piano narrativo, c'è una storia che si dipana lungo tutte le pagine, poi c'è anche un'altra storia nella storia, una persona che parla in presa diretta, ci dice del suo tormento, della sua dolore, è una persona che viene torturata e rinchiusa da qualcuno, da un pazzo che lo tiene prigioniero. Quindi queste due storie alla fine si intrecciano per poi trovare una soluzione finale molto drammatica, perché io per Corpi senza storia dico questo, dico che questi corpi sono dei corpi impalpabili, dei corpi che per la società civile, per la cosiddetta società civile, non hanno storia, hanno brandelli solo di memoria, schegge di passato, ma in realtà sono dei corpi che vivono, che hanno un'anima e che sono creature fragili, purtroppo lasciate a marcire in questi luoghi detti OPG, che adesso si stanno trasformando in REMS, ma in realtà è la stessa cosa. Intanto alle nostre spalle c'è l'immagine molto suggestiva, peraltro anche la foto mi ha colpito, sì, in particolar modo, di questo libro, e dice anche un'indagine del commissario Lombardo. Sì, riprendo questo personaggio del commissario Lombardo, questo siciliano, un antieroe per eccellenza, un commissario che in qualche modo articola queste sue indagini in maniera molto particolare. Se nel primo libro in qualche modo lui si trova di fronte alle lobby farmaceutiche, no? Queste dinamiche che avviluppano sopra le teste di tutti noi, no? E ha cercato in qualche modo di intervenire, soprattutto perché ha avuto la mano di Davide, un ragazzo su una sedia a rotelle che ha 26 anni con una distrofia muscolare, si trova purtroppo inchiodata sulla sedia. E lì era l'immagine di un uomo come tutti noi, cioè Davide rappresentava in maniera simbolica tutti noi, che siamo zavorrati, fermi, ancorati, fermi sulle nostre posizioni, sulle fragilità, le quotidianità di ogni giorno, e dobbiamo sempre avere uno scatto importante per poter finalmente riemergere, e lo scatto era la scrittura, la cultura, no? La libertà di scrivere, perché solo scrivere ci rende liberi. Giuseppe, correggimi se sbaglio, però io mi soffermerei un attimino sul concetto anche di normalità. Molti di noi credono di essere normali al 100%, al di là del fatto che il concetto di normalità, certo, è opinabile a 360 gradi. Noi pensiamo di essere normali, però spesso e volentieri ci rendiamo conto, interfacciandoci anche con delle persone che tanto normali non sono, e di scoprire comunque degli aspetti analoghi anche della nostra, magari della nostra coscienza, ecco. Sì. Quindi c'è un filo sottile che collega la follia alla normalità. Ecco, quanto c'è di follia o di normalità, che a questo punto sono due facce della stessa medaglia, secondo te in ognuno di noi? Beh, grazie Claudio per questa domanda, che è al centro proprio del libro stesso, no? Non c'è creatività, non c'è genio senza la follia, innanzitutto mi verrebbe da dire, facendo qualche citazione illustre, ma soprattutto io parlo di questa normalità che per la cosiddetta società civile è una normalità che è gestita dalla società civile, cioè è gestita dai poteri forti ai danni proprio delle persone più indifese, in questo caso anime fragili come quelle degli OPG. Ma in realtà queste persone che in effetti sono relegate e internate in questi luoghi, per noi sono un po' la pietra dello scandalo, noi ce ne vergogniamo, no? Per noi sono i mostri da tenere alla larga. In realtà nel libro io cerco di sovvertire questo tipo di ideale, cercando di dire che invece i mostri purtroppo camminano accanto a noi, sono quelli che hanno una abile faccia esterna di onestà, no?
di persone per bene e che in effetti sono i veri mostri ai quali stare attenti. Questo è il concetto di normalità. E poi ne parlo anche, ritornando sui discorsi di medicina delle lobby farmaceutiche, perché ormai sappiamo bene che per le industrie farmaceutiche il discorso di normalità si assottiglia sempre di più, è sempre borderline, sempre di più, perché chiaramente tutti dobbiamo essere medicalizzati, anche per una banale depressione. Oggi si fa uso di antipsicotici o neurolettici molto forti, molto potenti. Questo poi è un discorso molto ampio. E questo in effetti anche perché ritorno con il filo logico da inchiostro rosso a corpi senza storia, per dire che in effetti siamo tutti vittime, no, di queste dinamiche delle case farmaceutiche. Quindi questo concetto di normalità, io ho letto un libro di uno psichiatra che prende davvero le distanze con tutto quello che ha fatto da questa psichiatria, che certe volte invece di curare l'uomo, invece di guardare alla persona, demonizza solo la malattia attraverso tutta una serie di cure, di terapie fortissime, di mix micidiali, di cocktail di farmaci micidiali, di contenzione soprattutto, e quindi gli OPG. Noi abbiamo detto spesso a Mattina 9, anche ospitando psicanalisti, insomma persone che sono addentrati in questa materia medica, che comunque il cervello è un organo come tutti quanti gli altri e che quindi va seguito alla stregua del cuore, del fegato, dei polmoni. Che ne pensi? Penso che è proprio questo il problema, cioè che molte volte, quello che dicevo prima, si lavora solo sulla malattia, pensando che questa sia una patologia, invece c'è un universo uomo da affrontare. Nel libro c'è una storia particolare, c'è uno psichiatra che proprio nello svolgimento della sua attività... Un universo essere viene intrappolato, imprigionato da un suo malato, da un internato, un suo paziente che soffre di schizofrenia, lo tiene rinchiuso. Questo fenomeno sconvolgente, questo shock, gli produrrà una malattia grave e alla fine sarà lui ad essere invece, si ribalterà anche in questo caso la scena e lui diventa invece il malato, diventa il pazzo e soprattutto diventa la vittima perché nessuno lo aiuterà. Un'opera che certamente fa riflettere ognuno di noi, credo, o almeno chi vuole in realtà riflettere, perché cioè, la maggior parte delle persone proprio prende le distanze dalla riflessione, dall'autoriflessione. C'è una frase che mi colpisce qui in copertina. Posso viaggiare oltre la follia attraverso la follia stessa. Sì, questa, che vuol dire? Questo è molto bello, questa è una parte della lettera che proprio questo psichiatra che ti facevo riferimento prima, Fausto Gelmini, lascia al mondo, no? Al mondo intero. Lui viaggia attraverso la follia dicendo proprio che è un atto d'accusa nei confronti della società, perché si sente solo, si sente davvero ormai abbandonato da tutto e da tutti, tant'è che sarà costretto ad ammazzare, ad uccidere. E questa è una storia tra l'altro vera, Claudio vorrei soffermarmi su questo fatto, perché all'interno del libro molti miei riferimenti sono reali, non sono storie inventate. Ma tu naturalmente ti sei documentato, sei entrato negli ospedali psichiatrici. Io ho fatto entrare anche Le stanze aperte, che tu conoscerai, un docufilm molto importante che in qualche modo è riferito anche nel libro, dove una cinepresa è entrata nell'OPG di Secondigliano prima di essere in giù. E là c'è stata proprio la presa diretta all'interno di questa struttura, solo che negli ultimi anni, dobbiamo dire, anche grazie all'amico Stefano Martone che ha partecipato anche a una mia prima presentazione, le cose stavano lentamente cambiando. Tant'è che mi piace molto dire che Stefano, proprio nella mia presentazione, la prima abbiamo fatto alla Canottieri, disse a tutti, al pubblico presente, forse ero più sereno, ero più tranquillo, ero più sereno davvero quando entravo all'interno degli OPG, molto meno quando ne uscivo e ritornavo nella cosiddetta società civile. Però ha avuto il coraggio di psicanalizzarsi in qualche modo. Assolutamente sì, infatti forse poi per questo hanno chiuso Secondigliano e ora sono nelle REMS. Giuseppe, un'ultima battuta, sì. Si può avere un corpo senza storia? Non esiste un corpo, se qualsiasi cosa, è chiaramente un titolo provocatorio. È una provocazione. È per la società civile che i corpi sono senza storia, che devono avere, come dicevo prima, brandelli di memoria, devono essere, cioè proprio nelle stanze aperte l'immagine del reticolato di grate che si attacca sul corpo delle persone, perché rimane solo la pelle, no? Ricordo sempre Alda Merini, questo personaggio fantastico, che la psichiatria ha abusato in lungo e largo, addirittura sterilizzata a 39 anni, che alla fine, proprio in vecchiaia, si spogliò nuda e si fece fotografare così com'era, perché solo la pelle ormai le rimaneva da mostrare agli altri. Fantastico. Giuseppe, dove possiamo trovare questo libro? Ripeto, Giuseppe Petrarca è l'autore, che è lui qui al mio fianco. Corpi senza storia, un'indagine del commissario Lombardo. Dove possiamo... In tutte le librerie e soprattutto anche sui principali network di internet, IBS, Amazon e gli altri. Scrivens Homo è la casa editrice. Homo Scrivens, che mi supporta molto. Infatti saluto anche Aldo Putignano da questi studi. Giuseppe, allora grazie per essere stato grazie con noi. Grazie tanto. Adesso andiamo con Punto Zero Spose. A tra poco.